Wow ragazzi e bentornati! Oggi un video totalmente diverso dal solito, fuori dagli schemi di Fortnite Salva il Mondo, ma sempre su Salva il Mondo. Oggi andremo a vedere, ragazzi miei, cosa succede quando arriva la creatività anche su Salva il Mondo. Ehi, per supportare la serie, lascia solo un bel like. Questa serie ha un alto potenziale, nel senso che potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente, veramente grande. Per ora, questo episodio verrà basato sulle riproduzioni in scala 2D e qualche volta potrebbe essere anche 3D, forse nei prossimi episodi, adesso lo decideremo. Per ora ci concentreremo sugli elementi in 2D e vedremo su Salva il Mondo la gente cosa è stata capace di proporre. Se siete tutti pronti, direi di cominciare subito. Ci tengo a dirvi che comunque l'ordine è del tutto casuale, quindi le varie immagini non saranno in ordine di bellezza, ma bensì casuale. Quindi, senza perdere troppo tempo, partiamo subito. GingerJ1991 ci propone nella sua casa base uno splendido albero di Natale, strutturato con il metallo all'1 all'interno, come vedo, e mi sembra quasi il metallo al 3 all'esterno, però potrei sbagliarmi dato che l'immagine è abbastanza sfocata. Purtroppo è la migliore immagine che sono riuscito a trovare riguardante questo albero, però effettivamente è stato fatto l'interno con il metallo all'1, l'esterno con il metallo al 3, e quella che dovrebbe essere una pallina sembra qua quasi proprio che sia vuota. Come potete vedere, questa è la mappa di Val Arguta e questo albero di Natale occupa tutta la sua mappa. Che dire, se gli dovrei dare un voto da 1 a 10, gli darei sicuramente un 9. E infine abbiamo anche la stella superiore, che a quanto vedo purtroppo molto molto lontana, ma sembra anch'essa fatta col metallo al 3, e l'interno della stella mi sembra legno al 2 o forse anche al 3. Purtroppo da qua non riesco quasi a riconoscerlo. Voi che dite, vi piace questa immagine? Passiamo alla prossima. Ora nella casa base Run Escape, purtroppo non si conosce il creatore, abbiamo Nyan Cat. Dai, chi di voi non lo conosce il meme su Nyan Cat? Riprodotto secondo me alla perfezione, l'ho associato subito a lui, quindi gli darei anche lui un bel 9 su 10. Kino, perché non gli affidi un 10 su 10? Raga, un 10 su 10 lo vedrete dopo perché non lo sto affidando a questi personaggi, perché effettivamente sono abbastanza semplici da costruire. Onestamente io non sarei mai in grado di riprodurre nemmeno Nyan Cat. Anch'esso fatto con l'esterno di metallo al 3, un bordo di legno all'1, la coda invece con l'interno di mattone al 2, e tutto il resto interno di legno all'1, e dove ci sono gli occhi è stato lasciato vuoto. Anche qui l'effetto degli occhi è fatto particolarmente bene. Prossima! Sempre nella casa base di Run Escape siamo, quindi a tutti gli effetti un artista. Abbiamo quella che è la riproduzione di Amtaro. Beh, se la paragoniamo all'originale, devo dire che comunque ci assomiglia davvero, davvero tantissimo. Anche la sfumatura in testa fatta con legno al 2 e legno all'1, secondo me riflette bene quella che era la testa di Amtaro. Forse molti di voi non conoscono Amtaro, in quanto comunque era un cartone che andava in onda tanti tanti anni fa, ancora quando io ero piccolino. Ecco perché nel video comunque nel frattempo state vedendo le vere immagini messe a confronto con queste art. Ora iniziamo ad andare sul complesso. E chi di voi si aspettava che su Salva il Mondo fosse stato possibile mai creare una cosa del genere? Addirittura nell'isola di Blue Monkey Land, quindi l'isola della scimmia blu, è stato in grado di riprodurre un perfetto Charizard. Questo merita un 10 su 10, sia per la difficoltà e sia per la cura nei dettagli. Come potete vedere, chiaramente anche visto da lontano, questo ricorda subito Charizard. Veramente non ho parole per descrivere questo fenomeno. Tu, possessore di Blue Monkey Land, sappi che è il mio più pieno rispetto. Ora siamo nell'isola di Place Station, e non PlayStation, dove è stato in grado anch'esso di riprodurre il nostro Ned, il nostro difensore, il nostro superstite. Ned lo possiamo trovare in varie combinazioni, e lo state vedendo voi stessi, anche quest'opera d'arte merita un 10 pieno, sia per la cura nei dettagli e sia per la difficoltà che secondo me presentava riprodurre questa immagine con così tanti dettagli, appunto. Come potete vedere, questa invece è stata effettuata nella base di Montespago. Vedo legno all'1, mattone al 2, legno al 2, metallo al 3, cioè un po' di tutto qua apposta per ricreare quei piccoli dettagli che formano la faccia di Ned. Quindi, dopo il nostro superstite Ned, non poteva mancare il suo medikit. Quest'opera d'arte secondo me un 8 su 10, sinceramente non poteva fare di meglio, forse con qualche combinazione di colori in più sì, però per la sua semplicità comunque gli affido un bell'8. Attenzione, perché qui abbiamo un'altra opera d'arte, sempre dall'isola della scimmia blu, abbiamo Pepe the Frog. Curato veramente in ogni minimo dettaglio, anch'esso riprodotto sulla mappa di Montespago, quest'opera d'arte merita un 10 pieno. Abbiamo la stragrande maggioranza di metallo all'1, tanto mattone all'1 anche, mi sembra mattone all'1. Abbiamo il metallo al 3 come al solito come contorno, anche sugli occhi e sopracciglia. Comunque la riproduzione è molto, molto fedele all'originale.
Attenzione, attenzione, perché qua se ci fosse una scala che andasse oltre al 10, avrebbe i miei massimi voti. Signore e signori, abbiamo Scary Movie. Sinceramente non pensavo fosse possibile arrivare a un certo livello di arte, riprodotto in maniera fedelissima, secondo me, addirittura con un coltello in mano. Grazie mille, My Dude, per questa opera d'arte. Sono molto sicuro che molti di voi non avrebbero mai visto una cosa del genere, se non appunto in un mio video. La particolarità di questo Scary Movie è che, oltre a disegnare lo stesso Scary Movie, abbiamo pure lo sfondo. Se vedete, c'è lo sfondo disegnato con il legno all'1 e addirittura legno al 2, mi sembra, e poi tutti i dettagli appunto di Scary Movie. Ehi, ti sta piacendo questo episodio? Ti ricordo solo di lasciare un bel like per far sì che questa serie continui. Abbiamo una raffigurazione 2D anche per Juice WRLD. Che dire, Tyler, grazie mille per averlo proposto, grazie mille per aver preso il tempo di dedicarci questa perla, sia come tributo per lui, sia come ricordo e sia come parte creativa del nostro gioco preferito. Davvero, Tyler, grazie mille. Poi XXHero ci condivide con noi il suo teschio in 2D. Ebbene sì, nelle case base dei nostri amici più o meno tutti avremmo visto un teschio costruito in 3D. Ma sinceramente, quanti ne hanno mai visti costruiti in 2D così dalla mappa vista dall'alto? Fatto nella mappa di Tavolaccia, mi sembra. Un perfetto teschio da 9 su 10. Non è molto difficile, non è molto semplice. Curato nei piccoli dettagli che un teschio dovrebbe avere, quindi un bel 9 su 10. Sempre XXHero si aggiudica un altro titolo da 10 su 10, in quanto queste zucche secondo me sono ricche di dettagli. Non solo poteva fare una zucca, ne ha fatte ben 3, una nascosta dietro all'altra. Semplicemente fantastico. Se pensavate che non fosse possibile, è possibile. È possibile costruire pure Super Mario. Una foto di alta qualità, qua infatti possiamo distinguere il mattone all'1, il legno al 2, il metallo al 3 per gli occhi, i baffi e le orecchie e i capelli. Altro metallo all'1 per il vestito, le mani con il legno al 2, scarpe con legno al 3. Che dire, semplicemente fantastico, un bel 8 su 10. Poi abbiamo uno dei personaggi di Grandia, un vecchissimo gioco. Fina, per la precisione. Riprodotta anch'essa alla perfezione, raga. Come potete vedere, non mancano i dettagli qui. Anche in questa opera d'arte, se potessi, gli affiderei oltre il punteggio massimo. Veramente curata nel dettaglio in una maniera impressionante, oltre che essere comunque un personaggio fantastico, Ivan Forrest si aggiudica un bel 10 su 10. E quando pensavate di aver già visto tutto, ecco qui di nuovo Ivan Forrest che va oltre ogni limite. Infatti non una, ma bensì due art messe una di fianco all'altra, quasi sembrava fosse una sola a primo impatto. Ma vi assicuro che sono due foto differenti fatte in due case base differenti. Guardate la cura che ha avuto nei dettagli. Le due facce sembrano veramente sullo stesso sfondo che si stiano, tra virgolette, baciando. E che dire, Ivan Forrest, tu penso che ti aggiudichi la puntata di oggi, anche se non abbiamo ancora visto il resto. Ecco Ivan Forrest che ci sorprende di nuovo con Metaton. Anch'esso un vecchio gioco, riprodotto fin troppo bene rispetto a come era il gioco, perché se già il gioco era in 2D, Ivan Forrest ha curato i dettagli più della casa produttrice quasi. Infine, come chiudere al meglio questo episodio se non con il bruciatore di Frostknight? È l'ultima settimana che abbiamo Frostknight e quest'utente ci delizia con il suo bruciatore, nella casa base di Midgetman. Questo bruciatore ha un che di strano forse, visto a primo impatto, se visto da lontano ancora meno, sembra proprio un vero e proprio bruciatore, ma se visto così in grande non riesco a capire cosa. Ma ha un qualcosa di strano secondo me. Comunque questo bruciatore è dotato persino della fiamma che fuoriesce dal sopra. E che dire, Midgetman, ti aggiudichi un bel 9 su 10. Comunque raga, Salva il Mondo è molto molto più creativo di quello che pensate. Questa era solo una piccolissima parte di quello che volevo mostrarvi. Vi assicuro che ci sono costruzioni in 3D, per esempio le Pokéball, piuttosto che un dinosauro, oppure un cavallo, castelli, granchi in casa base e addirittura creazioni aliene. Quindi che dire, se volete supportare questo episodio e far sì che questa serie continui, ricordatevi di lasciare solo un bel like, fatemi sapere nei commenti qual è stata la vostra immagine preferita, perché secondo me vince Ivan Forrest, ma chissà voi come community quale immagine avete preferito delle tante, fatemelo sapere qua sotto con un commento, io non vedo l'ora di leggervi tutti quanti. Se avete altre immagini da voler mostrare alla community, vi ricordo che potete mandarmele su Instagram, oppure su Discord, oppure per email, in qualsiasi modo voi preferiate. Per oggi Kino vi saluta, ma non temete perché ci vedremo molto molto presto. Bella bella!